presentarla qui a Primo Romano per la prima volta che lei visita questa nostra terra. Una terra che, devo dire, negli ultimi 20 anni, non per fare polemica politica, ma purtroppo non abbiamo avuto un'amministrazione che ci ha saputo governare continuatamente con un certo punto. E ci troviamo in una situazione veramente disastrosa, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista anche sociale, di aggregazione, non c'è niente. Siamo sull'orlo del dissesto finanziario e quindi ci troviamo, dopo appena 2 anni, a rivotare un'altra volta alle elezioni amministrative. E abbiamo deciso noi come lista civica che appoggia il candidato sindaco Brasiello di creare e di portare avanti un progetto che ha un solo scopo, cioè quello di governare questa città quantomeno per 5 anni. E quindi mi sembra opportuno che ora passo la parola al candidato sindaco per illustrare un po' il programma politico che ci accingiamo a portare avanti in questi 5 anni. E soprattutto mi fa piacere che lei sta qua e mi sembra difficile anche presentarla perché lei non ha necessità di presentazione. L'unica cosa che le posso dire è che l'ho conosciuto da un mesetto, quindi sono venuto a Bruxelles con lei. La cosa che mi è rimasta dentro è che dopo che l'ho conosciuta si è creato subito quel rapporto, cioè il distacco tra due persone che si conoscono subito e viene subito meno. Lei mette subito a suo agio le persone e questo è importante perché è difficile poi avere un contatto con la persona del suo spessore politico, culturale e umano. Grazie. Passo la parola al candidato sindaco e poi ci sta il segretario del PD che lo presenterà. Insomma, io è chiaro che siamo in piena campagna elettorale, è inutile dire che la mia Pino Arlacchi qui insomma presente con noi è un onore. È chiaro che quando si parla poi di Pino Arlacchi si parla di legalità. Io sono figlio e fratello di carabinieri, quindi insomma è importante che sapere che insomma ci sono nelle nostre aree, bisogna fare delle scelte nette e precise, insomma sapere da quale parte sta. Per mia formazione io credo che, come dire, la scelta deve essere fatta da tutti, deve essere quella dalla parte della legalità. Per quanto riguarda insomma questo nostro progetto, un progetto che nasce da un sogno, veniamo da un ventennio in cui praticamente il Comune Milano è sprofondata, il Comune Milano insomma, è diventato un territorio. Ci sono tante forze, ci sono tante energie, insomma, quindi l'idea è questa, insomma, di ripartire insomma, da una politica nuova, una politica insomma, diversa, passare da una politica delegata a una politica partecipativa, coinvolgendo i cittadini. Siamo, diciamo, ad un buon punto, c'è molto entusiasmo e andiamo avanti per la nostra strada. È giusto che lo faccia il segretario del partito politico, l'unico partito politico che rappresenta la coalizione di Vincenzo Brasiello, candidato sindaco di Primo Romano, il segretario politico Tamaro Gervasio. Io rappresentare il professore Pino Arlacchi sarebbe superfluo anche qua perché chi non lo conosce di voi. Qua ci sono le sue brochure, quindi è inutile ricordare la sua figura, lo diceva Enzo Brasiello, è una figura emblematica della lotta alla droga, è un rappresentante della legalità. Io vorrei sottolineare, al di là dei suoi molteplici incarichi, cioè nel senso che è stato presidente della Commissione ONU per la lotta alle droghe, cioè lo troverete sulla brochure proprio segnato, quindi non sta qui sottolineare, diciamo, il curriculum politico del professore Pino Arlacchi. Io vorrei sottolineare invece il dato politico della sua presenza qui stasera e vorrei sottolineare il ruolo, diciamo, il senso anche di quello che è stato il progetto che noi abbiamo messo in piedi. Cioè la sua presenza è la testimonianza e il convegno che faremo domani sulla rigenerazione urbana
è un'altra testimonianza di quello che è il nostro modo di vedere e di progettare il futuro di questa città. Noi ci crediamo che Grumo-Nevano sia un paese della provincia di Napoli, sia una cittadina italiana, ma è una cittadina italiana proiettata in Europa. Noi ci sentiamo cittadini europei, ci sentiamo cittadini del mondo e abbiamo una visione, e la sua testimonianza, la sua storia personale sta qui a rappresentare, cioè quel senso di vedere le cose in modo diverso, cioè di avere una visione non chiusa nel, diciamo, una visione antica. Questo è il senso di questa presenza qui stasera e di questa testimonianza. Quindi il nostro modo di rappresentare l'amministrazione, se vinceremo le elezioni, Barra prima faceva, credo, l'augurio, diceva una serie di sindaci di questo territorio, credo che a questo territorio manca il sindaco di Grumo-Nevano, e credo che l'augurio che faremo ad Enzo Brasile di rappresentare questa città. E io credo che abbiamo le capacità e la forza per arrivare a questo obiettivo. Ma quello che mi preme qui stasera, e credo che deve essere il segno portante della nostra azione politica, e non ci dovremo dimenticare mai, è che ogni azione politica proiettata in questo comune è quella di proiettarla in Europa. Cioè noi, senza essere cittadini europei, non siamo nessuno. E questi nostri legami con questi amici, con questi compagni che ci vogliono rappresentare, è il senso che deve contraddistinguere il nostro modo di fare politica comune. Devo aggiungere l'ultima cosa: il nostro modo di far politica, anche la sua presenza, la presenza del professore, anche in queste piccole parole che ora leggerò. Il professor Pino Arlacchi è considerato l'architetto della strategia antimafia dell'Italia negli anni 80-90 e ha redatto il progetto esecutivo della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Queste sono le nostre basi per fare politica a Grumo-Nevano. Grazie. Pino, posso 20 secondi? Se no faccio la parte dell'accompagnatore che mi è poco posto. Sto facendo l'autista da stamattina. Fammi fare un po' di politica. Noi siamo arrivati dopo una giornata, dopo una due giorni. Il professore, va detto, il professore appartiene ai socialisti e democratici europei, quindi il gruppo del PD. Dopo una kermesse durata due giorni, dove abbiamo incontrato diverse personalità, questa sera, consentitemelo, ci sentiamo a casa nostra, quindi siamo un po' più rilassati. Infatti dopo andiamo a fare una pizza con un po' di amici, proprio perché non c'è tensione, ci sentiamo veramente a casa. Molti di voi sono venuti a Bruxelles e hanno potuto apprezzare che il professor Arlacchi non è uno dei parlamentari, degli europarlamentari, ecco, tra virgolette, che non contano. Pino, magari ho fatto una battuta a Bruxelles, Pino ha incontrato Rivellini, e chi è? E io gli spiego chi è Rivellini. Pino ha incontrato Lamazzoni, e chi è? Io gli dissi: Pino, se stessi io qua da 3 anni e mezzo, non uscissi pure il parcheggio della Pace. Tu però lui hai fatto in un altro modo. Appena possiamo chiedere la qualità degli interventi. È una persona che l'Europarlamento gli va stretto. Per i 5 anni che è stato vice segretario all'ONU con Kofi Annan, ha avuto la possibilità di intrecciare rapporti diplomatici con quasi tutto il globo. Cioè parliamo di basta leggere la brochure, come diceva giustamente Gervasio, basta leggere la brochure. E alla fine della brochure vi rimanda al sito internet, perché non c'entra tutta la storia di Pino in questa brochure. Una cosa sbagliata, glielo voglio dire pubblicamente, è che non si è mai proposto mediaticamente in modo forte, né quando pensava che Gloria fosse un pallone gonfiato, né quando pensa che non ci sia stata trattativa tra Stato e mafia, ma lui ha tutta un'altra visione che potrete durante la strada. Abbiamo fatto anche dichiarazioni ANSA, qualche articolo su qualche giornale che uscirà in questi giorni. Quindi io gli dico e gli sto dicendo, lo sto spronando, perché poi lui è un umile
al di là di essere professore universitario, che ha insegnato a New York, che ha insegnato a Firenze, a Sassari, eccetera, è un umile. Persone come Pino Arlacchi avercele in politica. Io che milito in politica da 32 anni, Agostino mi conosce un po' anche lui la mia storia, ho avuto spesso difficoltà nel presentarmi e dire con chi facevo politica. Vi posso garantire che in un momento di antipolitica totale io sono fiero di essere collaboratore di Pino Arlacchi e ovunque vado e propongo il suo nome, sono ben accerto ed è una credenziale, un biglietto da visita che mi dà credenziali. Io non penso di averne bisogno troppo, però dà lustro al fatto che io mi proponga come una persona che collabora con me. Questo ci tenevo a dirtelo pubblicamente perché veramente io sono orgoglioso e fiero. Dopo 32 anni di politica, 4 volte assessore, 2 volte vice sindaco, sono stato il sindaco di Candido per 10 anni, il più longevo della storia del mio paese, il più votato ancora, ti auguro di superarmi in termini percentuali, con il mio 73%, però non sono mai stato orgoglioso di fare queste levatacce, queste faticate, come lo sono, non le avverto perché scatta sempre una molla, perché quando, la cosa più bella in politica è quando vieni apprezzato, quando risolvi qualche problema, quando ti scatta un orgoglio dentro che la fatica non la serve. Io ti auguro di vivere queste emozioni, guarda, l'emozione di risolvere un problema alla gente che sta male, l'emozione di risolvere un problema per il tuo paese, l'emozione di provare delle opere compiute che migliorano la tua città. Io ti vorrei mischiare un po' di sindachite e ti auguro un buon lavoro. Beh, insomma, dopo questa presentazione, cosa devo dire? Devo dire che non vengo dalla Luna, sono nato a Gioia Tauro, Calabria, un paese che ha più problemi di come le vanno, la sede fondamentale della 'Ndrangheta calabrese, sono cresciuto a Gioia Tauro per 18 anni, poi sono andato via, ho studiato fuori e sono rientrato da poco, diciamo, in contatto con i problemi del mio paese. Dopo essere stato all'estero per molti anni, dopo essere stato già negli anni 90 parlamentare del PDS, essere deputato e senatore, tornando al mio paese mi sono accorto, dopo tutto il periodo che ho trascorso all'ONU e in altre sedi internazionali, che non c'è nessuna differenza tra i problemi di Gioia Tauro, i problemi di Bruno Levano e i problemi del mondo. È esattamente la stessa. Il governo inglese, tutta la politica è politica locale, all politics is local politics. Significa che poi alla fine lo scontro politico, il dibattito politico, la passione politica, le divisioni politiche, che si tratti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che si tratti di Bruno Levano, sono gli stessi. I valori in ballo sono gli stessi. E anche le persone in ballo sono le stesse. Cioè il materiale umano che è veramente fondamentale. Questo giro che sto facendo con Peppe questi giorni, sto accorgendo che quello che io vedo rappresentato qui è il materiale umano, la qualità umana delle persone che per esempio stanno in questa posizione, occorre per le amministrative di Bonevano, è l'asset fondamentale, il materiale umano, le facce. Cioè io ho 62 anni, sono abituato anche insomma, a giudicare dalle facce delle persone, sono pure sociologo, quindi ecco. Diciamo che capisco qualche cosa delle persone, così via. Quindi quando io vedo una faccia con questi Vincenzi, io sto bene. Sto bene come cittadino italiano, ma sto bene anche come un uomo del sud che ci tiene a vedere cambiare. Noi siamo sommersi da tanti di quei problemi nell'Italia del Sud, in particolar modo in queste zone, cioè la zona l'area metropolitana di Napoli. La Calabria sono le zone più difficili del sud, sono proprio in qualche misura il sud del sud, perché abbiamo due o tre problemi in più rispetto agli altri. Prima di tutto, il problema aggiuntivo più grande di tutti è la legalità, la mancanza di legalità, che come dire, il piombo sulle ali che ci troviamo ci impedisce di crescere, ci impedisce di svilupparci, ci impedisce di far fruttare al meglio le nostre qualità. Poi nell'area napoletana c'è il grande problema di congestione urbana, tutti i problemi di una grande area metropolitana, quando poi sono due giorni che giriamo in questa zona con Peppa, che ho fatto 300 km,
c'è una preoccupazione incredibile. Dice, ecco, guarda che questa è quando io oggi Los Angeles, se non è Napoli, c'è solo un posto che io conosco al mondo che assomiglia, che è Los Angeles. Perché mi sembra che sarà Los Angeles, che si può camminare per 50-70 km da un punto all'altro con lo stesso paesaggio urbano, passando da un comune all'altro, e uno se non lo sa, non si accorge che sta passando da un comune all'altro, con tutti i grandi problemi dell'area urbana, aggravati dall'illegalità, aggravati dal malgoverno, che è estremamente diffuso, estremamente radicato. Come la Calabria d'altra parte, che più o meno ha gli stessi problemi, non c'è la congestione urbana, ma c'è un problema di criminalità molto ancora più forte, più seria di quella che esiste qui, molto più violenta. Ma io mi sento di dire che ce la possiamo fare. Da quando sono a Bruxelles, da 4 anni, ho dedicato il mio mandato, il lavoro, il mio territorio a un discorso fondamentale: il Sud che funziona, cioè gli esempi di buon governo nel Mezzogiorno che ci sono. Non è vero che tutto il Sud e neanche tutta questa zona è malata ed irrecuperabile, c'è una bella parte di questa zona, però questi esempi di buon governo futuro, ve lo dicono questa sera, che è minoritaria, ma che è la zona egemone culturalmente, è la zona che deve essere egemone politicamente, è la zona che deve mostrare a tutto il resto della Campania del Sud la direzione in cui muoversi. Io questi anni ho portato a Bruxelles gli esempi, le storie di successo del Sud, e cioè i comuni selezionati uno per uno che avevano certe caratteristiche: il buon governo, la capacità di spesa dei fondi europei. La prima cosa, se voi capite, se un comune funziona o no, e se è capace di intercettare e di spendere fondi europei, è solo un problema di capacità amministrativa, non c'entra niente la raccomandazione politica, non c'entra niente tutto il resto, è solo un problema di un'amministrazione seria che sa accedere ai fondi europei e li sa amministrare. La prima cosa che devi fare con il sindaco è di avere un ufficio di progettazione, un progettista, un gruppo di progettisti, ti posso aiutare anche io in questo, che intercetti i fondi europei. Risorse nostre che dobbiamo servirci. Questi comuni che io ho selezionato, li ho portati poco alla volta a Bruxelles, sono venuti tanti comuni della Campania, l'ultima infornata c'erano anche due o tre persone che vengono qui stasera con me di Comune Vanno, e il discorso è: com'è che questi sono riusciti a amministrare bene? Come sono riusciti a fare quello che altri non sono riusciti a fare? L'elemento fondamentale è stata la leadership politica, le persone che l'hanno amministrata, le idee chiare, e poi la capacità pratica di fare le cose. Siccome io credo che questo Sud è comunque la parte più importante del Sud, è minoritario, come ho detto, il Sud della camorra, della mafia, della corruzione sono i 2/3 del Sud, noi siamo 1/3, ma 1/3 non è poco, se permettete, cioè, i cambiamenti anche rivoluzionari hanno fatto minoranze ancora più piccole di 1/3, quindi siamo tantissimi in realtà. Teniamo presente che il Mezzogiorno continentale sono 14 milioni di persone, togliendo Sicilia e Sardegna, se ci aggiungiamo Sicilia e Sardegna superiamo 20 milioni di persone, 1/3 di 20 milioni non è una cosa da niente, no? Siamo perfettamente quindi in grado, abbiamo tutti i requisiti per fare questa svolta, per fare questo cambiamento. I partiti dovrebbero essere questi, a cominciare dal mio partito, che in questo momento vive una gravissima crisi, ma è una crisi, dicevo al segretario prima, è una crisi di leadership, non è una crisi della base. Perché quello che io sto vedendo nel PD c'è uno straordinario cambiamento interno, vedo tante giovani, vedo comunque le migliori energie della società italiana che affluiscono, che hanno voglia di partecipare, che hanno voglia di punti di riferimento e che purtroppo si trovano frustrate da una leadership che è disastrosa, che non sta azzeccando una, che sembra mossa da una vocazione al suicidio, che ci sta molto preoccupando. Però finché ci sarà un corpo della società civile italiana, sta nel PD, sta anche in altri partiti, attenzione, perché siamo gli unici, so che il PD secondo me dà più spazio a queste forze, ecco, ci sarà speranza per il Sud e per l'Italia, c'è la speranza perché, come dire, se c'è la base non c'è il gruppo dirigente, si può creare un nuovo gruppo dirigente, mentre un gruppo dirigente senza la base è condannato a scomparire. Quindi io sono convinto che possiamo fare questo cammino insieme, io sto mettendo a disposizione, ce la sto mettendo tutta, sto mettendo a disposizione del mio territorio tutte le risorse che ho, cioè i miei collaboratori, le mie esperienze passate, quello che fanno, ma soprattutto sono felice quando sto nel territorio, perché
mi piace fare politica in questo modo. La politica, come diceva Vincenzo, è un lavoro per gli altri, è un servizio per la gente. Cioè, ci sono due modi per la politica, o per se stessi e per gli amici degli amici, intendendola non come un esercizio di potere, ma come un servizio verso gli altri. Se uno capisce questo, gli piace fare politica, la politica è una delle cose più belle del mondo. Altrimenti diventa quella cosa brutta, sporca e cattiva che ha ridotto la Campania al sud nelle condizioni di questo problema. È venuto il momento, questo cambiamento, di farlo, e io sono convinto che se lavoriamo insieme, se no, sono sicuro che chi ci sarà il successo amministrativo, con persone come Vincenzo e con tutta la sua squadra, con tutta la sua lista, mi hanno detto che avete delle liste molto belle, nuove, con tanto entusiasti, con tanti giovani, con tante donne, tante donne. Ecco, queste sono le energie con cui cambieremo l'Italia, cambieremo Marano, il Bruno Levano, cambieremo la Campania, cambieremo il Sud, e anche Marano. Sì, sì, Marano. E tanti auguri per la campagna elettorale. Io poi al risultato ottenuto sarò a disposizione per accompagnare la nuova amministrazione in tutto, perché la campagna elettorale è bellissima, poi però il governo è tosto. Questa è la cosa più importante. Solo un minuto, ringraziare ancora insomma il professor Allarti, ringraziare Peppe per le bellissime parole. In questa campagna elettorale c'è stato un termine che è stato utilizzato poco, ed è l'assunzione di responsabilità. Per me invece l'assunzione di responsabilità è il punto di partenza. Io appartengo ad una generazione, la generazione dei quarantenni, che ha una doppia responsabilità: quella di prendere in eredità insomma una città insomma che ci viene consegnata in pieno degrado, e quella di ridarla insomma ai nostri figli, cercando di darla meglio di come ce l'hanno consegnata. Il mio obiettivo e il nostro impegno sarà quello di portare Bruno Levano in Europa. Sono contento di darvi una mano, poi sull'Europa, l'Europa non è quella cosa che voi, che molti immaginano, lontana e distante. L'Europa innanzitutto siamo noi che finanziamo l'Europa, siamo noi che forniamo all'Europa lo spirito europeo, che è la cosa più importante dell'Europa, che è lo spirito della democrazia e della libertà. E poi l'Europa non dobbiamo avere complessi, perché la parola l'abbiamo inventata noi qua nell'Italia del Sud più di 2000 anni fa. Non solo la parola, ma pure le istituzioni dell'Unione Europea, quando nel nord dell'Europa stavano sugli alberi e combattevano contro i dinosauri, noi avevamo già la democrazia, avevamo già l'idea, il concetto di libertà, e avevamo pure la parola dell'Europa. Quindi non dobbiamo avere complessi da questo punto di vista. Bring the action.